Oggi siamo qui con Garlando e gli poniamo qualche domanda per l'intervista. Allora, conosce l'iniziativa dal titolo In viaggio con Giovanni che è stata portata avanti in tante scuole del Piemonte e che ha portato alla scrittura di una presentazione teatrale intitolata Per questo, tratta proprio dal suo libro? Se sì, che cosa ne pensa? Sì, conosco l'iniziativa, purtroppo però non sono ancora riuscito a vederla a teatro perché i miei impegni di giornalista sportivo mi hanno sempre portato in giro e quindi so che è stato un grande successo, quindi ho parlato con l'autrice e quindi sono molto curioso di vederla e sono contento perché anche attraverso il teatro, oltre ai libri, oltre al film che è stato fatto, molti hanno la possibilità di conoscere Giovanni Falcone, soprattutto la sua grande lezione di legalità. E volevo dirle anche che io ho fatto appunto la relazione su questo spettacolo, se vuole andarla a vedere sul sito BookBlog può andare a vederla. Vedrà senza. Passo la parola al mio amico Luciano. Lei ha dichiarato in un'intervista che il suo libro preferito è Il vecchio e il mare di Hemingway. Vede somiglianze tra il pescatore Santiago e in quello del giudice Falcone? Assolutamente sì, perché apparentemente sono due, tra virgolette, eroi, anche se eroe era una parola che Giovanni Falcone detestava, perché quando c'è bisogno di un eroe vuol dire che la normalità è malata, no? Però ecco, sono due eroi, il pescatore Santiago e Giovanni Falcone, che apparentemente hanno perso. Perché hanno perso? Perché uno è stato ucciso, l'altro non è riuscito a portare a riva il grande pesce che ha mangiato, gliel'hanno portato via tutti i pescecani, ma in realtà sono due eroi vincenti, cioè non è l'atteggiamento, è l'ideale che determina se un uomo ha vinto o meno, e in entrambi i casi Santiago e Giovanni sono due eroi vincenti. Ad un certo punto Hemingway, che ha scritto questo romanzo, dice: l'uomo può essere ucciso ma non sconfitto. Ecco, le parole che ha usato per Santiago vanno benissimo per Giovanni Falcone: è stato ucciso, non sconfitto. E se oggi noi abbiamo ancora la speranza di vincere per sempre la mafia, se oggi ancora noi ne parliamo come ne stiamo parlando adesso, vuol dire che ha vinto lui e quindi ci ha lasciato questa grande speranza. Grazie. Allora, nel 2012 è ancora importante parlare del tema della legalità. Pensa che la sensibilità dei giovani su questo argomento sia diminuita rispetto al periodo immediatamente successivo alla morte dei due giudici? Sì, è importantissimo anche più di prima. Perché? Perché di mafia magari se ne parla di meno, proprio perché la mafia magari non fa più gesti così clamorosi, eclatanti, come tirare le bombe, rovesciare un'autostrada, un palazzo, come è successo con Falcone e Borsellino. Però la mafia è ancora più forte di prima, è presente, ha bisogno di silenzio per fare i suoi traffici. Proprio ieri sentivo in televisione un magistrato che sta indagando sul calcio scommesse, no? Su quello scandalo che è scoppiato nel calcio. Il calcio è il mio mestiere, io sono giornalista sportivo, e questo magistrato diceva: l'organizzazione di delinquenti hanno bisogno di silenzio, ogni luce che si accende mette paura. Ecco, per questo accendere i fari sulla mafia, come stiamo facendo questa mattina, come facciamo parlandone, scrivendo libri, è molto importante per tenere viva la lotta con la mafia. In questo periodo si sente dire anche dai politici che non bisogna pagare le tasse perché sono troppo alte e che i cittadini possono prendere delle iniziative di loro spontanea volontà, anche se la legge non le consente. Secondo voi il momento di crisi che stiamo attraversando può giustificare il fatto di mettere da parte il rispetto delle regole? Assolutamente no, e anche se sono dolorose, anche che ci fanno male, però se non rispettiamo le regole crolla ogni modo di convivenza civile. Ti faccio un altro esempio che prendo sempre dal mio campo. C'è una grande polemica in questi giorni sullo scudetto che ha vinto la Juventus, e meritatamente, no? Però per una sentenza della giustizia sportiva questo sarebbe solo il 28esimo scudetto, perché gliene hanno tolti due. La Juventus ha messo sul suo stadio ugualmente
3 stelle, che significa 30 scudetti. Ecco, questa è una cosa che a me non piace, perché come dicevamo prima, ogni regola deve essere rispettata, ogni sentenza di un organo che deve giudicare e che noi accettiamo deve essere rispettata. È importantissima, perché se si comincia a non rispettare le regole, poi cresce come una valanga e l'illegalità diventa sempre più importante. Ti faccio un altro esempio veloce. Una delle cose, forse la cosa più brutta, resto nel calcio che è un po' il mio mondo, la cosa più brutta che si è vista in campionato è un allenatore che ha picchiato un suo giocatore in panchina. Ecco, quando c'è la mancanza di rispetto di un giovane verso il suo allenatore, e poi si arrivano anche a questi casi. Quindi le regole vanno sempre rispettate. Grazie a Garlando e arrivederci. Arrivederci.